Siamo qui oggi in un altro bellissimo contesto, siamo all'Accademia Carrara di Bergamo, con la quale la nostra fondazione ha iniziato una collaborazione importante per la protezione di alcune opere specifiche. E siamo qui a parlare di sicurezza, dei beni culturali, o meglio dei vari aspetti della sicurezza dei beni culturali. E lo facciamo partendo da alcuni episodi di cronaca anche recenti. È di pochi giorni fa la notizia di una turista che, pensando di fare una cosa importante, di lasciare un segno ai posteri, ha deciso di incidere il proprio nome su una pietra del Colosseo. E questo è solo un aspetto, se vogliamo, anche meno importante, perché poi c'è tutto l'aspetto invece dei furti e delle sottrazioni a cui noi purtroppo ogni tanto assistiamo. Ecco, questo pone un problema che fino adesso è sempre stato affrontato soprattutto dal punto di vista dei guardiani, del personale di custodia. Però vediamo che in Italia abbiamo un numero di custodi insufficiente rispetto alle esigenze di un patrimonio che è estremamente ampio e molto diffuso sul territorio. Ecco che allora entrano in campo le tecnologie. Oggi le tecnologie possono aiutare moltissimo in questo senso, soprattutto nel campo della videosorveglianza, offrono delle soluzioni che integrano l'elemento umano. Grazie al cielo la tecnologia non sostituisce l'elemento umano, l'intelligenza, la capacità dell'individuo di comprendere le azioni e di agire di conseguenza, ma offrono un validissimo aiuto. Ci sono delle tecnologie, soprattutto nel campo della videosorveglianza, che rendono molto più semplice, efficace l'azione del personale di guardiania anche con un numero minore di addetti. Oltretutto, anche in occasione di mostre temporanee o di particolari allestimenti, l'adozione di queste tecnologie crea una sinergia con le assicurazioni e permette quindi un risparmio dei costi di assicurazione e al contempo una maggiore efficienza del sistema di protezione in generale.